Forse mi dà qualcosa? Mamma mia, sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. A quanto pare all'interno della mappa con questo nuovo aggiornamento ci sono ben due nuovi boss. Il Cavaliere Zucca non è l'unico boss ad essere presente in questo aggiornamento. Quindi perché non fare una partita e affrontare entrambi i boss? Per la prima volta, sia il Cavaliere Zucca, ma soprattutto anche quello nascosto. Ma prima, se voleste shoppare un qualsiasi oggetto all'interno dello shop di Fortnite, che sia a tema Halloween oppure no, se vi va ricordate di supportarmi con il codice Pazox, se non importa se è scritto in grande o in piccolo. Io ho preparato pure una bella combo per l'occasione. Adesso ti tiro un pugno! Ed eccoci qua, la mia prima partita del Fortnite MERS 2024. Oh, c'hai pure tu le pugni, signorina, c'ho pure io i pugni. Allora, come primo boss io andrei direttamente da quello più conosciuto. Oh mamma mia, si parte proprio qui. Prima è meglio fare fuori tutti gli altri giocatori attorno al boss e poi con calma affronto il boss. Mi prude la chiappa. Ok, sono pronto. Armi. Un pompa, velocissimo. Un'arma qualsiasi va bene. Una pistola. Scudini, ok. Sì, però mi serve un'arma altro che scudini qua. Hai dentro la zucca. Zucca, apriti. E gli hai lasciato stare il boss. Iron Man, lascia stare il boss. Un'arma di Sam e un Naruto. Ma vedete se devo andare solo di pompa. La motosega. Chi è? È il boss. Voglio quella, datemi quella. Che bella la musica di sottofondo però, mamma mia. Senti che epicità. Eccoti Iron Man. Oh mamma mia. Salve boss. Ma allora, ma quanti razzi hai? Guardia, aia. Allora fanno paura i lanciarazzi però, è qua. Mamma mia, cosa ho schivato. Con la motosega non farmela usare. Mamma mia! Vieni qua! Adesso basta! Vai via! Ehi, ehi, ehi! Mi stava massacrando! Ah, perché ha pompa leggendario lui! L'altro boss invece si trova a campi cadaverici. Quindi ci tocca fare un bel viaggio. Vai, usiamo come movement la motosega qua. Se Leatherface aveva questa abilità per spostarsi così velocemente, i film sarebbero finiti in 3 minuti. Speriamo che col boss non l'abbia sconfitto nessuno. Signora! Buonasera! Arrivo! Ma salve! Poverino! Da che non hai vita! Oh! Chi è? Oh mio Dio, che dolore! Alla cosa di sopra di vista, che paura, vai via! Mi ha fatto malissimo. Che diciamo che devo un po' curarmi perché sono messo parecchio male. Oh, meno male. Allora, il boss segreto dovrebbe trovarsi all'interno di questa casa. Poi magari ce ne sanno più di uno, Ma mi sa che la... Cosa è successo? Che cos'era quel suono? Ma mi sa che il boss l'hanno già... sì. Perché il boss dovrebbe trovarsi in questo punto. Oh, mamma mia, ma che paura! Orsetto! Ma? È tutto sotto sopra! Ma guarda l'uomo cespuglio, ma cosa fai? Cretino! Ma che ero di qua? Ah, ecco il tuo amico. Vallo a curare, vallo a curare. Bravissimo! Arrivederla! E buon Halloween! La scopa! Ma subito! Ci sono gli guanti di Iron Man, però stavolta preferisco tenermi il lanciarazzi. Che bella la scopa, mamma mia! È sempre bello da usare. Ma quella macchina? Oh mamma, ce n'è uno col medaglione qui. Ma eccolo che vola l'uccellino! Mamma mia! Signorina! Aia! Dove vai? Dove scappavi? Ma il signor medaglione non è lui. Ok. Vuole prendersi quello di Emma Frost? Ingordo, vieni qua! Goloso di medaglioni. Ma che se ne è presi due. Guardalo. Oh mamma mia, fammi andare via. Troppe cose questo c'ha. Via 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 via. Ho sbloccato un oggetto gratis. Oh, che fai? Non restare mica. Tu hai il medaglione, dammi qua. Hai capito? Dammi il medaglione. Oh, t'ho preso. Chi è? Ma basta sparare solo a me. Non esisto solo io. Che paura! Ma fatti affari tuoi!
quello con il medaglione, l'ho ucciso. Godo, godo. Dammi qua, è 1 e 2. Grazie mille, gentilissimo. Che fai là sopra? Oh mamma mia, oh mamma mia. 31. T'ho preso, eh. Hai pure tu lanciarazzi. Non li voglio. Ah, solo uno, vabbè, lo usiamo allora. Eccolo il compagno. Peccati questo. Che caduta la Mr. Bean che si è preso. Poverino. Eccolo l'infame. Benissimo. Ah, giusto che c'ho l'invisibilità. Sto ancora pensando a quel povero Doom. Guardalo, guardalo, guardalo l'infame. Signore. Ok. Yippee! Ma fa che bello questo oggetto gratis. Ma quindi ci sono degli oggetti gratis. Equipaggiamole, è veramente carina. Che oggetti gratis ci sono? Ah, eccoli. E che bello questo zaino. Ma sembra lo zaino di della macchinista o di Megalodon. C'è un caricamento, un deltaplano. Ma c'è anche un emote. Ma bellissimo. Bello il piccone. Ci sono bei oggetti gratis, bellissimi. Ho avviato un server privato e da quel che so il boss si nasconde sempre qui. Io il problema è che... Ciao, voglio fare un gioco con te. Che paura che si sia accesa così. E quindi mi arriva da dietro il boss? È molto probabile. Indaga. Forse mi dà qualcosa? Oh, mamma mia, ma siamo scemi! La musica, aspetta, mi sono incastrato. Aia, non mi fare male. Perché, aspetta, questa violenza gratuita. Allora, che paura. Dove va? Oh no, è lì che mi fissa. Oh mamma mia, che paura. Sembra un giocatore, ma non lo è. Non sono qui, Questo boss è inquietante. Come fai a sapere che sono qui? Se lo prendo di spalle. Cretino! Ma quanta vita hai? Mamma mia, ti prendo a pugni! Hai capito? Ti prendo a pugni! Scemo, cretino! Mi sta facendo malissimo, aiuto! Olio cuore! Mamma mia! Ah, e ti dà giustamente le sue armi. E anche un bel vampa viola. E anche tanta cura. Bello questo boss segreto, bellissimo. Che dire pazzoidi, cosa ne pensate di questi due boss? Vi piacciono o non vi piacciono? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Questo aggiornamento di Halloween sembra davvero, davvero ben curato e molto divertente. Beh, che dire, noi ovviamente ci vedremo molto presto con un dolcissimo e carinissimo. Non toccate le TV, sono pericolose. Gioca Fortnite con fiamme negli occhi, le zampe veloci, pronto a combattere con la carica del rock. Si fa strada per vincere.